Ciao a tutti, oggi ci sono le campane, abbiamo una interessantissima storia da raccontare attraverso dei personaggi che saranno un grande aiuto per il cammino di ciascuno. Con noi ci sono Walter Muto, che insieme a me Fujimatone ha ideato Suonate le campane, Gian Piero Pizzol, scrittore di testi, autore, e Don Corrado Sanguinetti, Monsignor Sanguinetti, Vescovo di Pavia. Ringraziamo ciascuno di loro per la loro presenza. Gian Piero ci ha fatto un regalo in questi giorni, cioè ci ha regalato un racconto su San Riccardo Campuri. E a seguire di questa presentazione ci sarà la lettura con alcune immagini di questo racconto. A Gian Piero Pizzolo chiediamo, ma come ti è venuto in mente di fare un racconto su San Riccardo? Ma in realtà io avevo già scritto la storia del miracolo di Manolo, ma a me è stato fatto un regalo e io ho rifatto un regalo che è poi la storia che ascolterete, perché Stefano Giuliani mi ha regalato questa piccola storia della gallina e questa storia della gallina io ho cercato di raccontarla in base anche a quello che diceva Chesterton, che la salute è più contagiosa della malattia, così diceva Chesterton. E io mi sono fatto contagiare dalla salute, che è effettivamente la storia di questo santo raccontata da un altro e poi raccontata di nuovo per ragazzi, per tutti, diventa qualcosa che si può regalare. E io devo dire una cosa, che occupandomi dei santi, mi rendo conto che ogni loro azione è una rivelazione, cioè ci rivela qualcosa di profondo, di meraviglioso, ci mette in comunicazione non solo con Dio, ma ci mette in comunicazione con la nostra umanità. Quindi io devo dire, più mi metto in contatto con queste piccole, grandi storie, più sono in contatto con la parte più umana che noi ci scopriamo dentro. Quindi sono andato come andava appunto la cavalla di San Riccardo, che faceva il medico condotto e lo portava da una casa all'altra, da una cascina all'altra, sono andato anch'io al passo del trotto in questi piccoli versi di questa ballata dedicata a San Riccardo. Don Corrado, che cosa vuol dire incontrare San Riccardo Campuri oggi, in questo momento? Io dico spesso scherzando, San Riccardo era un medico di medicina generale, diremmo oggi, un uomo in prima linea nell'accompagnare il dolore, la fatica, la malattia e la morte. Che senso ha, che gusto ha, che ricchezza ha incontrarlo oggi? Ma direi che San Riccardo innanzitutto è incontrare un uomo che ci fa vedere l'umanità della fede, ci fa vedere come la fede fa veramente germogliare e fiorire l'umano. E questo lo fa accadere dentro la specificità poi di ciascuno. Come hai detto tu, San Riccardo, il dottor Remio Campuri, era un medico condotto, che per tanti anni ha fatto il medico nelle campagne di Morimondo, in un ambiente che era molto povero, per cui dove c'erano spesso malattie infettive. E mi ha sempre colpito nel leggere anche certi atti della sua canonizzazione, ma come i malati che lo incontravano, tantissimi testimoniavano che incontrare il dottor Campuri era incontrare qualcosa di, come dire, di diverso. Cioè, di dottori babi ce n'erano tanti, anche non c'era solo il dottor Campuri, ma Campuri era diverso. Non sapevano dire in che cosa consistesse questa diversità, ma c'era una diversità evidente. E questa diversità era il modo con cui lui guardava e stava di fronte ai malati. Cioè, per Campuri era evidente che il malato era più della sua malattia, e che l'uomo che guardava non era solo la situazione di miseria in cui era. Campuri si accostava alle persone con un rispetto, con una passione, con una dedizione che colpiva, che lo portava appunto ad andare con qualsiasi tempo a trovare la gente, fermarsi tanto, a volte assistere ai morenti fino alla fine. Se vedeva che la famiglia era poverissima, non solo non chiedeva l'onorario, ma lasciava lui qualcosa di nascosto, o anche quelle cose che riceveva le rilasciava alle altre famiglie. Quindi era, e la gente rimaneva colpita da questo aspetto. E l'altro aspetto che colpiva di San Campuri come medico, che forse ci può dire molto anche oggi, è che incontrando tutto l'uomo, tutto l'umano, Campuri era attento
a tutta l'umanità, cioè l'umanità che è un corpo malato, ma anche un'anima, anche un cuore. E quindi, per esempio, Bampuri, in maniera semplice, senza fare delle omelie, delle prediche, ma magari invitava i malati a pregare, pregava con loro, si chiedeva solo ricevuti sacramenti, cioè faceva tutto, accompagnava in tutto. E questo mi è venuto in mente perché in questi periodi so che ci sono stati anche infermieri e medici, come dire, che testimonianze di una grande di bellezza, di umanità, le abbiamo incontrate tante in questo tempo. Anche di infermieri e medici che magari proprio da un'esperienza di fede facevano compagnia ai malati nei reparti Covid fino anche a pregare con loro. Magari il cappellano non poteva entrare. E so che ci sono infermieri e medici che hanno, come dire, accompagnato anche alla morte certe persone, cioè come avevano fatto Pampuri. Allora, questo credo che è la cosa che possiamo trattenere nel cuore, cioè la bellezza di come un'esperienza di fede fa veramente rifiorire l'umano e lo rende capace di abbracciare l'umano totalmente. E questo è ciò che colpiva tutti. Racconto un'ultima cosa. Due anni fa ero in visita pastorale in un'altra zona della mia diocesi di Pavia e col parroco ero andato a prendere un caffè nel bar e a un certo punto si avvicina un signore anziano e mi dice: guardi, io sono il nipote del dottor Tal dei Tali che ha studiato con Pampuri. E mi dice: le volevo raccontare questo. Mio nonno mi diceva sempre che il dottor Pampuri era diverso. E era diverso perché appunto aveva questa dedizione all'uomo infinita, tanto che mi raccontava questo signore che Pampuri, quando andava a trovare i bambini, a volte anche tubercolotici, non metteva la mascherina per non far paura ai bambini, ma questo naturalmente voleva mettere a rischio se stesso. Ora adesso non è l'invito a non mettere la mascherina in questi giorni, è pericoloso, ma però mi colpisce l'umanità di Pampuri, c'è il dettaglio, per non spaventare il bambino lo curava rischiando, perché gli stava troppo a cuore il bimbo, per cui non era soltanto il medico, era il medico che guardava tutto l'uomo, anche la paura di un bambino che se si vede uno mascherato forse si spaventa un po' di più. Ecco, direi questo, tra le tante cose che si possono dire di Pampuri. Ecco, noi ringraziamo davvero tantissimo il Vescovo Corrado, ringraziamo tantissimo il grande amico, per quanto mi riguarda, Gian Piero Pizzol, grandissimo amico, grandissimo scrittore di teatro, perché appunto in questa circostanza, anche naturalmente in concomitanza con il giubileo che è stato celebrato il 1° maggio, ma che è stato esteso di un altro anno, abbiamo deciso per l'appunto di onorare anche noi, in qualche maniera, nella nostra maniera, San Riccardo, grazie alla ballata scritta da Gian Piero, che ho avuto l'ardire di provare ad insistere un po' per fare, perché ci tenevo proprio davvero tanto, sia perché ho scoperto anch'io un particolare, piccolo ma significativo, di questo grande santo, per farlo scoprire poi a tutti. Il ringraziamento naturalmente va appunto ai presenti e anche a Fulvio, con cui stiamo condividendo questa esperienza da un po' di tempo. Va naturalmente citato per la seconda volta, e non voleva essere citato, me l'ha detto pochi minuti fa, Stefano Giuliani, perché è stato un po' lui l'artefice, come di tante altre iniziative riguardanti San Riccardo, anche di questa. E naturalmente finisco anch'io con una piccola... E beh, un ringraziamento va anche a Giovanni Assandri, che sta in questo momento, sta montato insomma il video con le foto e con il testo, e a Francesco Lorenzi che cura un po' tutta la parte tecnica. Finisco anch'io con una frase di Chesterton, visto che Gian Piero ne ha citata una. Il grande umorismo dei santi è quello che Chesterton alla sua maniera diceva: sapete perché gli angeli volano? Perché si prendono alla leggera. Ecco, in questa fase in cui stiamo andando forse anche verso un po' di pesantezza burocratica, istituzionale, eccetera, sarà forse bene tenere presente, non voglio fare il guru o dire chissà che cosa, la cosa più saggia, ma tenere presente anche questo. E si può andare alla leggera solo se ci sono delle ali forti, che sono quelle che Monsignor Sanguinetti ci ha appunto testimoniato attraverso San Riccardo. Grazie davvero, ci siamo permessi, e finisco, di dedicare questa ballata di Gian Piero e questo intervento in genere che abbiamo fatto adesso a tutti i medici che sono stati impegnati e molti dei quali sono appunto venuti a mancare.
proprio per questa emergenza del coronavirus. Quindi alla fine abbiamo messo una piccola dedica a loro. Grazie davvero a tutti e buona visione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Primo maggio, festa di San Riccardo Pampuri. Era il 1927. Si ricordava quel giorno San Giuseppe, primo maggio, festa del lavoro, che a quei tempi era davvero duro. Ogni bracciante, garzone o contadino falciava e zappava sempre a mano, da stelle a stelle, finché c'era luce. L'Italia a quel tempo aveva il duce. Era arrivato, aveva trionfato, marciato, parlato e governato, ma il mondo non era poi cambiato più di tanto. E nella campagna ci si scaldava al fuoco della legna, si combattevano i morsi della fame con erbe, polenta e un po' di pane. La carne si vedeva da lontano, a Natale, Pasqua, a volte meno. Le malattie erano diffuse senza cure, vaccini né difese. Nel 19 venne la spagnola. Solo in Italia erano 600.000 i morti e tanti disperati per le strade che avevano perso il lavoro e la salute. E poi malaria, tifo e polmonite, tubercolosi, colera e difterite e la miseria, che è ancora più seria, malattia sociale e anche morale, spesso grave, a volte anche mortale. A Morimondo c'era una condotta e un solo medico a gestirla tutta. Non c'era ambulatorio, il dottore andava casa per casa a visitare, conosceva per nome le persone e le aiutava per ogni questione, dalla casa, al lavoro, alla pensione di guerra quando ritardava o contro il padrone che sfrattava un contadino che non gli rendeva. La medicina in città era professione, in campagna più una vocazione. Strade sterrate, niente farmacie, niente analisi per certe malattie. Ci voleva la scienza e le preghiere e soprattutto un bel po' d'amore a quella povera gente, gente senza niente. E questo non mancava a quel dottore che non teneva il conto delle ore. Correva sempre con neve, temporale, anche se l'acqua allagava le pianure. Ma per fortuna quel giorno c'era il sole. Era un primo di maggio celestiale. Non lo sapeva ancora il buon dottore che il primo maggio, di 3 anni dopo, avrebbe fatto davvero un bel trasloco da questa terra in cielo e non a caso tra i più grandi santi in paradiso. Ma questo avvenne quando era destino. Torniamo ora proprio a quel mattino. Di buon'ora, quando canta il gallo, chiamò Cesare e attaccò il cavallo coi finimenti stretti al suo calesse per le prime visite promesse a 2 famiglie di quelle contrade che il dottore aveva già segnate sul suo quaderno per quelle giornate. Chi era Cesare? Voi vi chiederete. No, non il cavallo, ma il cavallaro, un contadino che oltre al lavoro preparava il carro e accompagnava il dottor Pampuri ai cascinali in certe occasioni eccezionali. A volte il dottore andava solo, ma quel mattino era così chiaro che valeva la pena fare un giro. Ma Cesare disse: «Oggi è festa, lo spaccio è chiuso, non portano la posta. Non morirà nessuno se rimandiamo le visite a domani», rispose il dottore. «Quei cristiani stanno male e noi ci riposiamo. Non ha detto il Signore che per l'uomo è il sabato e il lavoro è un dono se può aiutare e sollevare qualcuno. Ma se vuoi vado io, puoi restare», rispose Cesare. «Inutile parlare. Forza, dottore, andiamo! Andiamo pure!» E mise il suo cavallo al trotto. L'alba spuntava. Tutto era perfetto. Pampuri indicava il paesaggio. «Non a caso si è scelta maggio la Santa Vergine per festeggiare. Guarda che belle oggi le pianure, spuntano i frutti, c'è ancora qualche fiore. Questo giorno sembra proprio il primo giorno del mondo, quando insieme all'uomo Iddio passeggiava nel giardino. La vita è davvero un grande dono». Cesare intanto sperava che i malati avessero pensieri simili e poi grati verso il Pampuri che si scomodava. Gli dessero qualcosa, qualche uova, magari non denari, ma un salame, del formaggio o un bel bottiglione di vino.
a farla corta, un dono. Non per sé, certo, ma per quel sant'uomo del suo dottore, che a volte era digiuno. Si fermarono prima all'abbazia. A Cesare bastò un'Ave Maria. Entrò il dottore per la sua preghiera, che durò quasi una mezz'ora. Pampuri spiegò: «Sai, Cesare, i malati questa mattina li ha già visitati la miglior dottoressa che ci sia, la nostra madre, la Vergine Maria, e mi ha già detto la loro malattia». «Dite davvero, signor dottore?» chiese Cesare incredulo e curioso. «Voi sapete dal cielo se è il caso di dare questa o quella medicina?» «Ho una mente che studia e che ragiona, ma a volte occorre avere un'intuizione, una traccia da seguire con attenzione. L'anima e il corpo stanno sempre insieme e Dio ci mette sulla via del bene. Vedi la tua cavalla sulla strada? Non si sbaglia, ormai l'ha imparata, eppure sente il bisogno, delle volte, della tua voce. E con le orecchie aperte ti sente anche se lei non può vederti. Se si spaventa o capita che scarti, basta un tocco di redini a calmare la sua incertezza e dargli sicurezza. Così fa Dio con noi, con gran dolcezza ci fa capire. A noi basta ascoltare». Il buon Cesare ascoltava e non capiva. L'esempio del cavallo lo aiutava, ma doveva pensarci ancora un po'. Mentre il dottore leggeva, ci pensò. Arrivarono infine alla cascina. Uscirono una mamma e una bambina. C'era un nonno malato dentro casa. Cesare scese, sedette nell'attesa. Nell'aia polli, anche qualche gatto, un cane che abbaiava come un matto dietro ai piccioni, insieme a due bambini che giocavano allegri con la palla fatta di stracci. No, non era bella la casa, ma almeno era qualcosa. Poi di fianco aveva anche la stalla. Il dottore uscì. Non volle nulla di quello che la donna gli porgeva. Montò a cassette, già li salutava, quando venne correndo la bambina tenendo per il collo una gallina. Non fece tempo Pampuri a dir di no che la madre la prese, la insaccò, mise il sacco col pollo sul calesse e via, prima che il dottore rifiutasse. Cesare disse: «Oggi è una gran festa. Faremo il brodo per cuocere la minestra». La seconda fermata era lontana. Il cavallo trottava e la gallina non stava volentieri dentro il sacco e lo bucava a gran colpi di becco. Era forse una bestia antifascista, poco entusiasta di quella prigione che la privava del suo maggior bene. Non l'insalata, i vermi o il becchime, ma l'andare e venire qua e là, quel che per tutti è la libertà. Il dottore, poco incline alla città, alle tessere e agli obblighi sociali, capiva l'abitante dei pollai. Aveva dato le sue dimissioni con tanto di cristiane dichiarazioni del sindacato dei medici fascisti, rinunciando per questo a certi posti ambiti, ricercati e stipendiati. Arrivarono al secondo cascinale. Stavolta era un bambino a stare male. Pampuri andò. Cesare non scese. Quelle rovine non erano certo case. Niente stalla, animali, proprio niente. Solo sguardi di povera gente. Una bronchite aveva falciato il capo di casa e il lavoro lì era già poco per mantenere donne con bambini e due ragazzi a fare da garzoni. Il dottore non fece la ricetta. Accarezzò i bimbi senza fretta, prese la borsa, lasciò le medicine e mezzo pugno di caramelline. Cesare era già pronto per partire. Ma la gallina si fece sentire. Starnazzò e prese anche a cantare. Pampuri si batté la fronte, prese il sacco e in un istante lo aprì, donando lì, seduta a stante, libertà e giusta indipendenza alla gallina che ne uscì, non senza un po' di dignità divina, e a culo dritto come una regina. Sembrava Wanda Osiris sulle scale mentre scendeva dal carro del dottore, lisciandosi col becco le sue piume, con gran passi di danza sul concime. I bambini risero da matti. La gallina li squadrò un po' tutti, quindi girò la cresta intorno. Beh, dal sacco buio era uscito il giorno, c'era il sole, qualcosa da beccare. Sì, si poteva anche degnare di sistemarsi lì e lì regnare.
Così tranquilla cominciò a mangiare. La gallina restò in quella famiglia. Fu bollita, arrostita o fu beata di fare uova per tutta la brigata. Noi sappiamo soltanto che quel dono divenne subito un bene per qualcuno. E se non sbaglio, finì di bene in meglio da chi ne aveva forse più bisogno, mentre Cesare vide il suo bel sogno di un pollo arrosto con delle patate svanire in quelle lande sconfinate. Sul calesse restò il sacco vuoto e il dottore disse: «È infinito colui che ci regala tutto». Cesare mise il cavallo al trotto, che si inoltrò nel verde paesaggio, mentre il sole volgeva al pomeriggio. Il cavallaro pensava: «Addio, gallina! Per fortuna mi pare che in cucina sia avanzato del pane e del formaggio». Era un bellissimo e santo primo maggio.